Oggi è una vittoria sicuramente molto, molto importante, non è determinante perché il Siena sta facendo molto bene, è una squadra viva e dunque bisogna stare molto attenti, però indubbiamente oggi con la nostra vittoria sul Pescara e la sconfitta del Palermo-Milano, secondo me queste due squadre faranno fatica a raggiungerci e bisogna vedere adesso Siena-Genoa, che tra l'altro c'è lo scontro diretto fra 15 giorni al ritorno, che risultato verrà fuori. Perché ho capito che comunque il Pescara storicamente ha sempre giocato 4-3-3 e Bucchi ha riportato questo tipo di sistema e il 4-3-3 è basato molto sul giocatore, il mediano centrale davanti alla difesa che detta i ritmi e che giustamente cerca di lavorare sulle giocate in verticali esterne. E dunque secondo me mettere un giocatore a prescindere da se sarebbe stato D'Agostino o Togni stesso era importante perché mi avrebbe consentito di avere una pressione forte, di sporcare il gioco inizialmente e di ripartire con velocità.